Stai dicendote che non capisci niente? Lui c'ha una malattia seria. Guarda che all'epoca mia, quella che tu chiami depressione, come la chiamate voi, non esisteva. Non esisteva perché bisognava darsela da fare e campare e tirare avanti, capito o no? Generazione dei de viziati, de nati con ventre di vacca. In tempo di guerra non c'è stava la depressione. Beh, certo, perché lei invece la guerra l'ha fatta, no? No, non ho fatto la guerra, ma ho cresciuto figli da solo. Non mi ha dato una mano nessuno. Voi i figli non li fate perché siete una generazione di egoisti. Voi volete divertire, loro si divertono, capito? Noi ci siamo divertiti poco perché dopo Desire è arrivato Claudio, fine dei giochi. Fine dei giochi, ma quando mai sono cominciati i giochi? Negli anni 80 io se non c'avevo i figli. O stavo. Lo sai, papà. A te ne ha parlato fino adesso, ma improvvisamente. No, perché effettivamente sarebbe interessante capire, cioè, senza questo gravoso fardello dei figli, lei, Max, dove si vedrebbe? Ma fammi capire, ma tu sei venuto a piappare culo a me a casa mia? Io? No, ma quando mai? No, anzi, mi scusi per l'ironia. Era solo per evitare un linguaggio irrispettoso. Non ho mai sentito una parola di apprezzamento nei confronti di questi vostri figli, mai. Cioè, trattati sempre solo come bambini inetti, solo ricatti, solo recriminazioni. Eccolo il professorone dell'università, i paroloni. Mi Oh, sembrava papà, strano che ancora nate questi paroloni. per I paroloni, lo sai chi paga i paroloni? Li paghiamo noi a fine mese, noi contribuenti, favore. Ma che capito? cosa Sì, sta dicendo? Ma cosa dice? Ma io devo sentire questi discorsi da uno che ha smesso di lavorare con la baby pensione con due bambini piccoli. Cioè, ma non ci si crede. Ma lo sa che anche io ho pagato quella sua pensione? Quella pensione la pagano tutti quelli che vanno a lavorare, la pagano tutti quelli che soprattutto quella pensione non la prenderanno mai. Abbiamo trattato come un figlio, abbiamo trattato. Ti abbiamo accolto in questa famiglia, ti sei preso questa ragazza che era un bijou. Quando l'avresti trovata mai? Ti abbiamo accolto, ti abbiamo dato tutto. Dove ci hai dato? Non ci hai dato un cazzo! Ma cosa dovevo dare? Ma cosa voleva? Cosa? Sette, otto cammelli, come nelle tribù dei beduini. Cosa voleva? Ci sarai, beduino, maleducato vecchio che non sei altro. Ci sarai, beduino. Ma per favore.